Buongiorno amici di motorsport.com. Anche l'ultimo giorno di scuola è andato in archivio per la Formula 1, ma questo non vuol dire che non ci siano temi da analizzare all'indomani del Gran Premio di Abu Dhabi, una gara che ancora una volta ha confermato la netta superiorità di Lewis Hamilton e della Mercedes in questa stagione. Ciao a tutti, intanto sì, Matteo, siamo arrivati alla fine di una stagione lunghissima, ricordiamo che è stata la più lunga della storia della Formula 1 perché si sono disputati 21 Gran Premi e quindi si è arrivati a dicembre quando uno come Mattia Binotto sta già parlando che è in costruzione la macchina 2020, quindi siamo in una sovrapposizione, accavallamento di situazioni che in precedenza non si era mai visto. No, poi seconda volta nella storia che si corre l'ultima gara a dicembre, la prima volta era stato nella preistoria praticamente, quindi anche questo è un dato curioso. Non c'è dubbio e l'orientamento è quello di andare a crescere ancora, quindi per quanto riguarda la difficoltà di gestione andiamo sempre verso stagioni molto più complicate rispetto a quelle che abbiamo vissuto. Ma andiamo ad analizzare giustamente la situazione di Abu Dhabi. Tu stavi parlando di Mercedes e Mercedes diciamo che dopo una fase ferrarista, un'esplosione della SF90 avvenuta dalle vacanze estive in poi, probabilmente ha rimesso un po' le cose a posto. È parso in modo piuttosto evidente che la macchina che chiude la stagione nel modo più evidentemente superiore è stata proprio la W10 della Mercedes, con Lewis Hamilton che si è sparato veramente tutto, vittoria, pole position, giro più veloce ottenuto con gomme a mescola hard e praticamente al penultimo giro, quindi quando avevano già 17-18 giri di vita, segno che questa macchina ha un potenziale probabilmente che non ci hanno mai fatto vedere in pieno. Sì, tra l'altro appunto fa molto da contraltare il fatto che la Mercedes al penultimo giro sia riuscita a fare il giro veloce con le gomme dure usate, a chi invece ha dovuto fare addirittura due soste e aveva le gomme finite lo stesso. No, quello che è sorprendente è che Charles Leclerc è stato chiamato per il secondo pit, ha montato le gomme soft e aveva un treno di gomme completamente nuove, quindi teoricamente poteva fare un tempo con poca benzina che si doveva avvicinare tantissimo a quella che era la prestazione della qualifica e invece non l'abbiamo visto assolutamente. Qui si lega la difficoltà della Ferrari nel riuscire a mandare in temperatura le gomme nel primo giro lanciato del famoso giro secco e probabilmente Leclerc non è riuscito a scaldarle come farebbe normalmente in una situazione da qualifica gestendosi il giro, ha dovuto cominciare a tirare come un matto subito e quindi non è riuscito a sfruttare il potenziale. Spieghiamo un attimo la situazione perché no, sembra all'improvviso che il ragazzino che sta andando come un tuono non sia stato capace di realizzare una prestazione che non era nelle corde della Ferrari, evidentemente. No, certo, però tu prima dicevi la Mercedes ha fatto un passo avanti, però mi viene anche da dire che se continua ad avere questi problemi a mandare le gomme in temperatura nel giro lanciato per la qualifica, anche la Ferrari ha fatto un passo indietro, perché c'è stato un momento in cui la Ferrari in qualifica era praticamente imbattibile. Di questo ne andremo a parlare perché di argomenti sul passo indietro della Ferrari ci sono varie spigolature che vanno un po' analizzate e secondo me diventano molto interessanti. Mi premeva mettere in evidenza una cosa, che Lewis Hamilton ha battuto il record dei giri, il record dei punti, 413 nell'arco del mondiale, non era mai successo, ma è riuscito a battere il record perché quest'anno veniva attribuito un punto per ogni giro veloce, ne ha conquistati 6 e quindi il record è riuscito a portarlo più avanti proprio per il cambio della normativa. Certamente, Beh, poi c'era anche la gara in più. le opportunità erano legate a quelle, ovviamente. Ma facciamo un po' un incastro tra Ferrari e Mercedes, perché nel weekend si è parlato tanto di un possibile futuro di Hamilton in rosso. Noi
siamo usciti oggi con un pezzo interessante sull'argomento. Sì, c'è Toto Wolff che prende posizione, perché diciamo che la situazione per quanto riguarda noi è abbastanza chiara. Io la sirena di Lewis Hamilton che vuole andare alla Ferrari mi sembra molto molto mediatica, supportata dalle non risposte della Ferrari, che su questo ci sta giocando. E addirittura siamo arrivati che, non rispondendo mai Binotto a domanda diretta, girandoci sempre intorno, parlando di obiettivo immediato che è quello del 2020, il 2021 è lontano, lasciando questi discorsi, i colleghi della Gazzetta dello Sport in modo molto chiaro hanno detto che il signor presidente John Elkann avrebbe avuto due incontri con Lewis. Ecco, su questa cosa non c'è mai stata una smentita, ma devo dire non c'è mai stata nemmeno una conferma. Con Piero Ferrari che si è chiamato fuori dicendo che lui contatti non ne ha avuti se non quando ha voluto comprare le due Ferrari che Lewis possiede. Quindi siamo in una situazione un po' di alchimia, dove non è ancora chiaro tutto quello che può essere lo scenario del 2021, però a me sembra chiarissimo il pensiero di Toto Wolff. Al nostro Roberto Chinchero ha detto in modo molto chiaro: io penso che siamo orientati verso un rinnovo consensuale che sta bene a tutti e due, vi do un numero, mi espongo e do un 75%, che è la parte che dipende da me. Mi sembra una posizione già molto chiara e molto forte. Poi è chiaro che se un pilota decide di inseguire un sogno, quello non sono i soldi a fare la differenza, ma di soldi sul piatto bisognerebbe metterne veramente tanti, perché si parla di una base d'asta che riparte con almeno 50 milioni di dollari all'anno, tanta roba. Poi è un messaggio abbastanza chiaro anche per quanto riguarda il futuro della Mercedes in Formula 1, visto che nelle ultime settimane si è parlato tanto, allora, però se lui si rinnova di fatto... Io la rovescerei. Se la Mercedes rinnova è probabile che Lewis rimanga in Mercedes. Ti do un dato che non è ancora venuto fuori. Allora, Mattia Binotto e il vertice Ferrari nelle trattative con Liberty Media sarebbero riusciti a strappare il 38% della torta del montepremi di Formula 1. 3,8 squadre di 10 nel mondiale come riconoscimento di valore. Per quello che mi risulta, la Mercedes non ha ancora firmato, perché vorrebbe un adeguamento, un avvicinamento molto sensibile alla Ferrari, pur riconoscendo il valore storico. Però diciamo, la Mercedes ha vinto 6 titoli mondiali costruttori di fila, 6 titoli mondiali piloti di fila, quindi nell'era ibrida ha ottenuto un risultato che nemmeno la Ferrari era riuscita a conseguire nell'epoca Schumacher. Detto questo, la trattativa è sulla base del 26%, quindi vuol dire che intanto c'è una grande differenza fra i due top team ed è quella che è contestata, però non riesco a capire come la Mercedes possa sperare, ambire a ottenere un qualcosa di più rispetto al dato che Ferrari ha firmato. E devo dire, i ferraristi hanno vinto una battaglia sui soldi molto, molto, molto importante. Anche perché vorrebbe dire azzerare gli altri, se la Mercedes... Vuol dire che si arriva al 62% intanto di 2 rispetto al valore di quello che dovrebbe essere diviso per 10. Allora, il primo dato è che la ripartizione di cui si è tanto parlato per riportare sulla soglia le varie squadre è abbastanza fittizia, sarà data dalla famosa seconda colonna dove sono i dati di punti, dollari guadagnati in funzione di quelli che sono i piazzamenti in pista, però sul riconoscimento giuridico di quello che rappresentano c'è una differenza enorme, ma veramente enorme, e qui si dimostra il potere che la Ferrari ha ancora all'interno del paddock, a dispetto di quello che sembra guardando gara per gara, dove sembra invece che venga regolarmente bacchettata se non punita. Io qua ti provoco però.
Perché quella roba lì la deve firmare con Liberty Media. Sì. E dove sembra che non abbia il potere è con la FIA. E anche questo ne riparliamo. La cosa interessante è che ad Abu Dhabi c'era buona parte del consiglio di amministrazione della Mercedes. Segno che a un tavolo con gli uomini di Liberty Media sicuramente si sono seduti. E Toto, nell'intervista che ci ha rilasciato, ha dato un altro dato estremamente significativo. Dice: se riusciremo a ridurre l'impegno economico di Daimler, quindi la holding capo del gruppo Mercedes, sicuramente il team di Brackley rimarrà in Formula 1 molto a lungo. Questo cosa vuol dire? Che dai dati di bilancio del 2017 che siamo andati a vedere, l'impegno Daimler era di 40 milioni su oltre 400 milioni di dollari di investimento. Stiamo parlando di una cifra veramente molto piccola. E il bilancio della squadra è stato chiuso nel 2017 in positivo. Quello di questa stagione non può che essere ulteriormente migliorativo, quindi è immaginabile che la riduzione di impegno Daimler sia facilmente concessibile da parte di Toto Wolff. Toto Wolff, e qui c'è un altro dato curioso, è titolare del 30% delle azioni e la Mercedes è risalita a 60% perché ha rilevato le quote di Niki Lauda. Se mai avesse voluto uscire dalla Formula 1, probabilmente avrebbe cominciato a liberare quel 10% mettendolo sul mercato, mentre invece ha voluto averne il controllo. Bene, passiamo alle note dolenti del weekend, perché prima hai detto che ci sono vari aspetti da analizzare, ecco, della crisi della Ferrari. Forse la superiorità della Mercedes va identificata nel fatto che il signor Valtteri Bottas, che ha sostituito due motori durante le prove, sia partito ultimo e abbia fatto una rimonta che lo ha portato a pochi decimi dal podio, facilmente al quarto posto, ed era in lotta per il podio. Forse sarebbe riuscito anche ad agguantarlo se la gara fosse partita potendo utilizzare tutti i piloti il DRS. Sì. Quindi questo è il dato che testimonia come al di là del fuoriclasse che è andata a vincersi la gara, la macchina, la freccia d'argento, ha ripreso quello che era l'essere la macchina punto di riferimento del mondiale. Però non scappare, io voglio mazziare la Ferrari, non voglio elogiare la Mercedes adesso. È diventato cattivissimo, ogni gran premio che passa è sempre peggio. Devo dire che in questa gara non è difficile andare a fare il controcampo a quello che è stata l'attività di Maranello. Io devo dire, ho visto un Binotto che in televisione faceva commenti entusiastici prima della gara, probabilmente certe cose che ha detto a commento della stagione non le avrebbe ripetute avendo visto il risultato del Gran Premio, con Leclerc terzo in grande difficoltà, Vettel disperso quinto, in una fase che testimonia il suo momento, al di là dell'essere diventato papà per la terza volta, quindi può averlo condizionato nell'arrivare più tardi in autodromo, però non ha avuto sicuramente un risultato degno di quello che è un quattro volte campione del mondo. Arriviamo a bomba, cosa vuoi sapere? Beh, intanto io partirei dalla multina di 50.000 euro che hanno preso dopo la gara. 50.000 dollari, per essere precisi. La motivazione è presto spiegata. La Ferrari ha imbarcato una quantità di carburante con un massimo consentito al regolamento di 110 kg per fare la durata del Gran Premio. Ha imbarcato meno benzina dei 110 kg e dopo che il commissario, chiamiamolo di box, ha verificato quanta benzina era stata messa dentro il serbatoio e nel conteggio si valuta il carburante necessario a fare la gara, però bisogna anche conteggiare i giri di pregriglia, il giro di formazione dello schieramento, il giro di rientro
per andare al parco chiuso, gli eventuali danaz più le varie messe in moto che vengono fatte. Quindi c'è un conteggio che ovviamente porta ad avere una maggiore capacità di benzina rispetto al valore necessario semplicemente a finire la gara. Questo preambolo è necessario perché un'ora prima della partenza della gara ogni squadra deve dichiarare quanto carburante ha messo in macchina ed è un'autocertificazione. Quello è il dato che la FIA prende per buono, per cui definisce il peso della macchina più benzina, più pilota, e viene poi verificato a fine gara per verificare se il consumo è stato in linea con quello che è stato dichiarato. Soprattutto si controlla se rispetto alla benzina che si ha nel serbatoio corrisponde poi all'uso e allo sfruttamento del flussometro, che può far passare un massimo di 110 kg ora. Ok? Cosa è venuto fuori? Che prima che partisse la gara, la Ferrari di Leclerc è stata messa sotto investigazione. Motivo? Hanno dichiarato 4,88 centimetri, insomma quasi 5 kg di benzina in meno rispetto a quella che c'era nel serbatoio. Quindi è partita un'indagine perché c'è una direttiva tecnica siglata 12/19 che impone il fatto che ogni costruttore debba dichiarare quant'è il carburante. Allora, apro una parentesi. Primo, c'è stata una dichiarazione di Joe Bauer che ha aperto l'inchiesta parlando di TD12-19. Che diavolo è? È una direttiva tecnica mai pubblicata. Cioè, è possibile che i regolamenti tecnici della Formula 1 devono essere come i segreti di fatto? Ma c'è qualcosa che ovviamente non va bene, perché per avere la trasparenza di cui vanno dicendo, anche quelle direttive tecniche lì dovrebbero essere pubblicate di modo che tutti sanno che partita si gioca. E invece ce ne sono state una quarantina di direttive tecniche. Alcune le abbiamo scoperte perché noi giornalisti siamo andati a sfrucugliare le squadre e siamo riusciti bene o male a sapere qualche cosa. Però dalla federazione normalmente è un carteggio che va a squadra federazione. Se viene approvato non viene detto niente a nessuno, se viene bocciato, per cui tutti sappiano che una certa soluzione non deve essere presa, viene distribuita a tutte le squadre. Questo è un modo un po' strano di gestire la Formula 1 e in una prospettiva 2021 secondo me andrebbe cambiata, perché se ci sono degli allegati al regolamento è giusto che questi siano noti. Quindi, dato il concetto che non eravamo nella piena trasparenza, il dubbio della FIA era che 4,88 kg di benzina la Ferrari li potesse usare per usare più carburante di quello che è necessario, quindi provare a spingere sul flussometro e avere più potenza, dopo tutte le proteste che erano venute fuori, nate dalla Red Bull e dalle dichiarazioni di Verstappen, che addirittura aveva detto ora che hanno smesso di barare non vanno più. Bene. Cosa è successo? Che in realtà in gara il valore del flussometro della macchina di Leclerc è stato sempre perfettamente nella regola, quindi non c'è stato un abuso nell'uso di carburante. Si può pensare che ci fosse l'idea di farlo, se si esclude l'idea che ci sia stato un errore nella dichiarazione. Quelli della Red Bull, Christian Horner, è partito in tromba, addirittura prima della gara ha cominciato a dire poche storie, i regolamenti non sono grigi, ma bianco o nero, quindi o è buona o non è buona. In realtà la sanzione è stata di 50.000 euro, quindi non... Posso dire che poteva stare zitto Horner, nel senso che se c'è una cosa che abbiamo imparato in questi anni, soprattutto in Formula 1, invece è proprio che i regolamenti sono grigi. Certamente sì, Adrian Newey è stato un maestro nel fare macchine nei quattro mondiali vinti da Adrian Newey. Abbiamo avuto spesso interventi che erano borderline o provvedimenti scattati, mi ricordo di un Gran Premio di Monaco vinto da Webber, il giorno dopo cambiata la norma perché era considerata illegale. Quindi sugli esempi hai perfettamente ragione. Però diciamo che
nella zona benzina, utilizzo della benzina, flussometro, l'anno prossimo la FIA introdurrà un secondo flussometro di controllo che sarà tarato dalla federazione stessa e quindi non avrà le regolazioni che oggi riescono a fare le squadre, per cui sicuramente questo aspetto scomparirà completamente dal tavolo. È giusto e corretto riconoscere alla Ferrari, su voce di Binotto, che i controlli ne sono stati fatti nel corso dell'anno, vengono fatti random, e la Ferrari è finita sotto le grinfie della FIA 10 volte. Quindi è difficile andare a definire se c'era un tentativo di, virgolette, sfruttare la benzina al di fuori del regolamento o se è stato un banale errore di trascrizione. Quindi sì, insomma, diciamo che è uno di quei casi in cui non sapremo mai come è andata davvero. Allora, volendo essere un po' maliziosi, possiamo dire che la Ferrari si è tirata dietro 4,88 kg di peso in più. Su una pista come Abu Dhabi, non è come quella di Barcellona che 10 kg valgono 3 decimi, quella di Abu Dhabi vale 1,8. Quindi diciamo che almeno mezzo decimo al giro lo hanno lasciato per essersi trascinati più carburante in giro. Questo è un dato di fatto, questo è un dato incontestabile, perché se la benzina dovesse essere sparita c'era qualcosa che non andava. Addirittura a un certo momento della gara i tecnici hanno dato a Leclerc l'ordine di andare in modalità motore 4, che è quello proprio del fuel saving, quindi voleva dire che erano in difficoltà, e Binotto ha spiegato che la difficoltà era data non tanto dalla quantità di carburante da usare quanto dal dover ridurre il passo per evitare problemi di affidabilità come si erano visti con problemi in precedenza. No, anche perché, come giustamente dici, si parla di un decimo e mezzo, probabilmente nella parte più guidata della pista, un che decimo era... e mezzo per 10 kg, eh? Sì, sì, quindi meno, però nella parte più guidata della pista, che era quella che mandava in crisi la Ferrari, che era evidente che avesse grossi problemi di sottosterzo, anche portarti in giro del peso in più non ti aiuta sicuro. Ovviamente, ma in Formula 1 guardano i centesimi, i millesimi di ogni aspetto, quindi quando si sbaglia di 4,88 kg è un errore importante. E io penso che oggi nel debriefing a Maranello ci saranno le finestre belle chiuse, perché qualcosa sicuramente non ha quadrato. Però voglio aggiungere un ulteriore dato e poi apriamo una finestra, perché qui abbiamo il motore Honda disegnato da Giorgio Chiola. Allora, velocità alla speed trap. Verstappen 345,6 km/h ad Abu Dhabi, una velocità frutto di ala mobile aperta, frutto di uno scione preso, probabilmente la doppia scia. Quando ha passato Leclerc. Esattamente, quindi una fase di massimo attack da parte del pilota. Però, che oltretutto si lamentava che il motore non andava in quella fase. Secondo rilevamento alla speed trap, amici, Vettel 330,8, e qui intanto spariamo 15 km di differenza di velocità massima. Alcuni tecnici mi hanno segnalato: occhio Franco, va bene dare il dato assoluto perché quello è un punto di rilevamento, però c'è chi arriva con il KERS che lo ha già sparato tutto, quindi è una fase di leggera perdita di potenza, e chi ancora riesce a gestirlo. Noi ci basiamo su un dato statistico, il valore di differenza lo prendiamo come buono. Allora, Vettel 3,30, i signori Mercedes, Hamilton 3,22, Bottas 3,21,5, quindi perfettamente allineati, e Hamilton non ha mai preso il DRS, quindi sì, forse in qualche doppiaggio, però è una velocità, diciamo, che dà il segno del valore che si poteva raggiungere ad Abu Dhabi senza condizionamenti esterni. Il signor Leclerc 3,13,4. Allora, Leclerc aveva il motore con una vita che era quella
Di due gare. Due gare, cioè un motore ancora molto fresco. Questo mi fa pensare che in realtà la Ferrari abbia tirato indietro in modo evidente la potenza del motore per mettersi in una situazione di sicurezza legata all'affidabilità, legata al calore e i cattivi dicono legati anche agli eventuali controlli che poi ci sono stati. Allora, per finire il gioco ti dico che abbiamo ricevuto le consuete fonometriche, rilevazioni fonometriche, e questa volta emerge che davanti c'erano i due motori Mercedes staccati, diciamo a pari merito, a una ventina di cavalli. Sto parlando di rilevazione, non della qualifica, che gli strumenti non avevano funzionato, ma in gara staccati. Ferrari a 20 cavalli pari a Honda. Allora, qui siamo in una situazione, direi, strato limite, con la Honda che è arrivato al massimo potenziale e la Ferrari che ha ridotto il suo potenziale, perché nel corso della stagione abbiamo rilevato spesso e la Ferrari era benchmark di potenza di qualche cavallo rispetto a Mercedes. Quindi, se tanto mi dà tanto, mi viene da pensare, e i dati che abbiamo dato confermano il fatto che la Ferrari abbia ridotto sensibilmente, lavorando sulle mappature, la potenza del proprio motore, per cui si è resa ancora più difficile quella che era l'impresa di Leclerc a provare a riconquistare il terzo posto nel mondiale piloti, che giustamente alla fine è andato a Max Verstappen. Però i 3,45 del motore Honda in qualche modo devono fare riflettere, perché se le potenze sono analoghe fino a prova contraria, io sto parlando, ribadisco, solo del dato della gara di Abu Dhabi, e vengono fuori ste velocità mostruose, allora c'è da porsi il dubbio se il motore RA6-019 della Honda non ricorra a qualche soluzione piuttosto borderline. La domanda è quantomeno lecita, perché poi in scia con l'ala aperta 15 km in più del motore Ferrari, parliamone. Perché poi è una squadra di cui alla fine parliamo sempre un po' meno, però cioè, la Red Bull delle ultime tre gare con Max Verstappen è parsa molto di più una minaccia per la Mercedes di quanto non lo sia stata la Ferrari. Infatti il dato dell'ultimo Gran Premio identifica che la Ferrari, che nella seconda parte dell'estate era diventata la macchina di riferimento, perché le prestazioni indiscutibilmente c'erano e andava molto bene anche di telaio, che lo abbiamo visto a Singapore, dove Vettel ha ottenuto un risultato importante, l'unico della stagione, e la macchina nel guidatissimo era molto molto competitiva. Qui addirittura non solo non riusciva a tenere il passo della Mercedes, ma è stata superata, come giustamente hai detto tu Matteo, dalla Red Bull, che in questo momento è seconda forza. Quindi nella chiave del lavoro invernale, questo finale di stagione mette un po' di inquietudine a Mattia Binotto, perché evidentemente se si vuole puntare a lottare per il mondiale l'anno prossimo è necessario guardarci con grande attenzione. Sì, non si può di certo ripartire handicap come quest'anno se si vuole provare a vincere il mondiale. Ecco, assolutamente no, però non si può nemmeno tenere il gioco di Lewis Hamilton sì e no, vediamo, perché io provo a ribaltare il gioco. Ma Charles Leclerc sarà il top driver? E se dovesse essere il top driver, secondo me meriterà quel ruolo nell'ottica 2021. Il fatto che possa venire in squadra un Lewis Hamilton non gli mette sopra un cappello? E Nicolas Todd, che è il suo manager, o Todd padre, che è vicino al figlio, potrebbero avere qualcosa da obiettare sulla gestione Ferrari? Beh, probabilmente sì. Allora potrebbe nascere una pressione interna alla squadra che, chissà, vale la pena di mettere il campionissimo di oggi a confronto con quello che dovrebbe diventare campionissimo di domani? Probabilmente no.
Allora hai dato delle risposte del perché probabilmente, come dici tu, Lewis rimarrà alla Mercedes. E sulla Ferrari dobbiamo aggiungere altro? Sulla Ferrari dobbiamo aggiungere che abbiamo visto una squadra che non è matura. Cioè quel salto di qualità che Binotto... C'è anche l'errore di sabato. C'è stato un doppio errore. Sabato nella gestione, per cui per una seconda volta nell'anno c'è chi prende la bandiera, in questo caso Leclerc, prima di fare l'ultimo giro. E poi c'è il pit stop sbagliato dalla squadra su Sebastian Vettel, che ci ha rimesso 4 secondi buoni rispetto a quello... Che non vuol dire mettere sotto... accusa gli uomini che lavorano al cambio gomme. No, vuol perché dire... non l'ho fatto neanche Sebastian, che anzi li ha difesi ieri. Sì, però vuol dire che la situazione è agitata, cioè non si sta lavorando con quella che è la necessaria armonia per ottenere il massimo. Gli errori si sommano agli errori e questo per me è il dato più negativo di questo fine stagione. Più ancora della macchina, perché secondo me sulla macchina hanno capito dove è necessario intervenire, quindi una maggiore ricerca del carico. E lì è interessante quello che ha detto Binotto, quando gli hanno fatto notare che sia Mercedes che Red Bull stavano sviluppando le ali in direzione dell'outwash, cioè il passaggio di flusso d'aria all'esterno della ruota anteriore, cosa che aveva lanciato la Ferrari con l'Alfa Romeo, mentre invece gli altri due top team erano andati in direzione completamente opposta. Il segno che loro stiano lavorando e hanno provato ali in funzione del 2020 identifica che la linea aerodinamica scelta dalla Ferrari probabilmente è quella giusta, verso una migliore efficienza. A Maranello invece devono fare un lavoro completamente opposto, cercare di aumentare il carico aerodinamico a costo di perdere qualcosa delle velocità massime che hanno. Sarà una sfida interessante, chi trova il giusto equilibrio probabilmente avrà in mano la macchina vincente. Sull'errore di sabato, io cerco sempre di fare quello malizioso, perché chiaramente pace fatta, tutti amici come prima, ci vogliamo bene, non si ripeterà, chiaramente sto parlando del Brasile. Ma Vettel ce l'ha messo del suo per fargli prendere quella bandiera a Leclerc o no? Diciamo che la sensazione è, siccome ha fatto un dritto alla curva 1, era come se avesse finito la birra e la concentrazione, cioè non fosse mentalmente preparato a fare un giro al suo meglio. Questo ha fatto venire qualche dubbio ai più maliziosi, tipo quelli come te, che te ormai sei un maliziosissimo. Però non credo che abbia puntato direttamente a ottenere quell'obiettivo. Lì l'errore è stato della squadra, che aveva anche un tono rimesso, dimesso. Lì bisogna spronare i piloti, c'è Albon davanti e chi se ne frega. Cioè non c'è una regola scritta. Sta teoria che bisogna rispettare quello davanti, finiamola. Stiamo alle regole scritte, se no c'è di nuovo un regolamento parallelo che non è più quello che è definito. È il solito discorso di palla che si deve fermare durante la partita quando c'è un giocatore in terra. È una scelta, ma non è un obbligo. E se io devo rinunciare ad un giro che può valere un posto in prima fila e quindi cambiare completamente l'ottica della gara, non lo so, andrebbe visto. Io infatti la cosa che mi ha lasciato proprio, che non riuscivo a capire, è che a un minuto dalla fine, contando anche che a noi i team radio arrivano in ritardo, dalla fine c'è stato un alert che a Leclerc gli dice: Charles, siamo tirati, c'è il rischio che prendi bandiera. È possibile che non si riesce a reagire in quel minuto lì, a dire vai? Si è accettata la regola di Albon davanti, che stava andando piano, bisognava rispettare il suo ruolo. In realtà chi ha scatenato tutto questo casino, lo vogliamo dire, è stato Carlos Sainz, che è quello che ha cominciato nel treno a rallentare e tutti dietro di conseguenza. Siamo alla follia, ormai siamo in una situazione che la Formula 1 è condizionata da pseudo regole. A proposito di Carlos Sainz, uscendo dall'argomento Ferrari,
secondo me lui si merita un applauso per la sua stagione, perché possiamo dire che è il campione del mondo degli altri, col punticino che si è artigliato ieri all'ultimo giro. Allora, lo scaricato del mondo Red Bull, questo bisogna ricordarlo, bisogna dirlo, perché a parer mio abbiamo sentito tanti peana su Alexander Albon. Io considero che i piloti top sono 5, più un aggregato che è l'anglo thailandese. Per me lui non è, sia ben chiaro, era la sua prima stagione di Formula 1, quindi gli va riconosciuto il fatto che dovesse imparare tanto, tantissimo. La prima parte della stagione l'aveva fatta con la Toro Rosso, quindi anche a un livello di squadra molto più basso, per cui l'impatto di andare poi contro un Susanello come Max Verstappen non è certamente cosa facile. Però a livello di dato oggettivo non lo possiamo comparare assolutamente. Quindi il fatto che la Red Bull abbia lasciato andare via un pilota come Sainz, e Sainz che dimostra di essere il migliore degli altri, testimonia il valore di questo ragazzo spagnolo, che ha avuto una maturazione, lui è ancora molto giovane, ha avuto una grande maturazione, e secondo me adesso sarà a cavalcare una McLaren che sarà in costante crescita. L'anno prossimo magari farà fatica a confermarsi quarta squadra, perché magari la Renault dovrà dimostrare di riuscire a fare un salto per rimanere in Formula 1, se no il consiglio di amministrazione potrebbe decidere di andare via. Però per me Carlos Sainz avrà una grande opportunità nel 2021, quando la McLaren si doterà dei motori Mercedes e potrà guardare alla Formula 1 per tornare a essere un top team aggiuntivo. Ma magari non potrebbe essere un candidato per qualcosa di più anche nel 21? Io credo che nel 21 vorrà scommettere dove sta crescendo, dove gli stanno dando per la prima volta fiducia, perché lui è anche transitato dal mondo Renault, e anche il mondo Renault lo ha epurato molto in fretta, come sta facendo con Hülkenberg. In casa McLaren invece è stato curioso, perché una posizione l'hanno presa nel mondiale all'ultimo giro e una l'hanno persa, perché Lando Norris si è fatto passare da Perez e ha perso così il decimo posto nel mondiale proprio dal messicano. Tra l'altro lui si è dimostrato ancora una volta un grande, perché vabbè, a parte il team radio epico col suo ingegnere. Però spiegalo. Sì, perché era l'ultima gara del suo ingegnere di pista. Performance, che lui gli aveva già fatto una bella dedica mettendo la sua faccia sulla parte posteriore del casco, e questo ingegnere si è aperto in radio appena è finita la gara e gli ha detto delle belle cose. Gli ha detto: anche se hai corso solo un anno, per me sei già una leggenda ed è stato un onore lavorare con te. E si sentiva che era molto commosso mentre lo diceva. Messo piangere. E Lando gli ha risposto: stai piangendo? Non mi dire che stai piangendo! E ha cominciato a ridere come un pazzo. Lui è veramente un personaggio sfizioso di questa nuova generazione. E anche, appunto, nel discorso della battaglia con Perez, nelle interviste post-gara, si è autodefinito un pilota di M, che non ha saputo reagire quando era il momento di essere più aggressivi. Diciamo, quindi, che Perez è fra quelli dello schieramento uno dei piloti con maggiore esperienza, per cui quella partita giocata nell'ultimo giro può aver avuto un peso proprio all'esperienza. E anzi, aggiungo che anche Checo, parlando della battaglia, ha dato grande merito a Norris, perché nei giri precedenti invece si era difeso e ha detto: voglio fare complimenti a Lando perché abbiamo fatto una bellissima battaglia, ma senza andare mai oltre le righe, che nella griglia di oggi della Formula 1 non è così automatico. Quindi insomma, una notazione: quasi 20 giri senza DRS. Qualcuno ha detto: ah, ci vuole il DRS, se no non abbiamo lo spettacolo, non abbiamo i sorpassi. In realtà abbiamo visto dei sorpassi anche senza. Sì. Non è così indispensabile averlo. Poi è chiaro
tu progetti delle macchine che devono avere la possibilità di usarlo, studi il come sfruttare al massimo questa opzione regolamentare e quindi quando non funziona non è che hai il massimo del vantaggio, però si è visto che non è una condizio sine qua non per fare i sorpassi. Sì, anche se è vero che la maggior parte dei sorpassi che abbiamo visto sono stati quelli che ha fatto Bottas per risalire, che poi però quando anche lui è arrivato alla coda della Red Bull, della Ferrari, poi non, finché non gli hanno attivato il DRS non è più riuscito a passare. Non è facile. E non sono quelli lì i sorpassi che vogliamo però vedere. Però ti dico che su piste come può essere il Messico, dove c'è l'aria molto rarefatta, il DRS aveva valore 0, e i sorpassi si sono visti a prescindere da esso. Quindi se studi la macchina in funzione di, puoi anche farne a meno e qualche risultato si vede lo stesso. No, certo. Curioso è il fatto che la FIA abbia dichiarato che era andata in crisi, che cosa? È crashato un server dei dati, che è quello da cui loro leggono i distacchi e mandano l'attivazione alle macchine. Quindi con quello down, il direttore di gara Michael Masi ha spiegato che loro hanno anche un server di backup, che però prima di dire passiamo sul server di backup e facciamo usare il DRS, hanno voluto fare tutte le verifiche per capire cosa realmente fosse successo e riattivare il DRS solamente nel momento in cui c'era la certezza che tutti ne avrebbero avuto accesso allo stesso modo, e non che magari c'era il rischio che su qualche macchina non funzionava perché il segnale non arrivava. Ne hanno fatto un discorso di equità, giustamente. Non posso immaginare se autorizzavano l'uso manuale cosa sarebbe successo. Ma tra l'altro dalle dichiarazioni di Masi mi è parso quasi di percepire che ci sono alcune macchine che forse in manuale non sarebbero neanche in grado di farlo andare, quindi ma non ha senso, nel senso che è un'opzione aggiuntiva in più del lavoro quando tutto deve essere già automatico, quindi qui c'era l'anomalia da parte del gestore della corsa. E comunque anche aggiunto, e anche se fosse, non ci voglio neanche pensare a cosa sarebbe successo dandolo a tutti in manuale. Quindi che ognuno avrebbe aperto come gli pareva, fregandosi di punti di attivazione, punti di sganciamento, e avremmo visto chi si esatto. Allora, che dici Matteo? Finiamo questa stagione, in realtà nasce domani il 2020. 2020 con il discorso sulla delibera delle gomme Pirelli, c'è chi dice che il 70% le vorrebbe cacciare via. Io vi faccio un'anticipazione oggi e mi assumo la responsabilità: le gomme Pirelli saranno quelle del 2020 a tutti gli effetti, permetteranno di andare con pressioni più basse, quindi avere più prestazione, avranno una spalla di disegno diverso per durare di più e avere quindi una finestra di utilizzo più aperta rispetto, riducendo quelle che erano le lamentele delle squadre, di alcune squadre. In Messico durante i test erano in temperatura non di utilizzo assolutamente, ma soprattutto sono state utilizzate nelle pressioni con cui sono state poi usate le gomme 2019, quindi non c'era un adeguamento né di assetto né delle pressioni a quello che la gomma chiedeva, e quindi è normale che la reazione dei piloti sia stata disastrosa. Vediamo domani e dopodomani che cosa succederà. Allora, intanto vi invitiamo a dirci qui sotto cosa pensate della nostra chiacchierata. Diteglielo! Ma continuate a seguirci, mi raccomando, anche durante l'inverno, ma anche e soprattutto nei prossimi due giorni, perché il nostro Roberto Kinkero è rimasto ad Abu Dhabi e quindi avremo aggiornamenti costanti sulla sessione di test. Il report anche a stagione finita vorremmo continuarlo, quindi ci vedrete per i temi invernali che sicuramente verranno fuori. Ciao a tutti! Ciao!